Nell'antica Roma affluiva una quantità enorme di acqua potabile che da questo punto di vista fu la città meglio servita non solo nel mondo antico ma forse di ogni epoca. Pertanto Roma sin da tempi remoti è stata sempre servita da molte fontane nell'età moderna, le fontanelle romane, specie d'estate, modeste e severe, continuano a dissetare i passanti e a far bere e a giocare con lo schizzo i ragazzini. Nell'atmosfera innocentemente greve di alcuni ambienti popolari, quando si voleva sfottere qualcuno o impaurire un bambino, lo si minacciava attribuendogli un'eventualità assurda. Sei stato te che hai dato fuoco alla fontanella. Mo io vado a dire ai carabinieri e a tua madre. Certe fontane, soprattutto gli impressionanti fontanoni, non permettono di bere. Si godono soltanto con gli occhi. A giusta misura d'uomo e di ragazzo, cioè a livello ottimale per attaccarsi. 1874, per volere del primo sindaco post-unitario Luigi Pianciani, Roma fu dotata di fontanelle in ghisa con 3 cannelle per l'uscita d'acqua con testa di drago e la foto ricordo scatta immancabilmente. Le fontanelle ci hanno soccorso e dato speranza nelle lunghe file compiute in anni drammatici e continuano a servirci in caso di interruzione casalinga di flusso. E poi, attraverso il loro familiare scroscio, finiamo a riavvertire la voce dei genitori durante la gran calura, una richiesta che sapeva di impietoso comando. Faccia un po' a pian fiasco d'acqua fresca a fontanella. E toccava sempre più giovane della famiglia. E maschio, ovviamente. Le signorine in erba non volevano assolutamente rischiare di bagnarsi. All'epoca le ragazzine non si mandavano a fare file a fontanella.